No, ma io volevo invece passare sempre un'altra palinfrasca, perché noi bisogna stare un pochino attenti, perché a Wojtyla gli è andato di volta il cervello. No, letteralmente non sto se non è molto lucido. No, beh, se prima magari era sporco da un certo punto di vista, adesso è proprio andato. Giubileo, il Papa esulta, arrivano i pellegrini, Wojtyla, i cristiani sono in marcia per Roma. Cioè lui vede le masse che stanno arrivando, milioni e milioni e milioni verso Roma, magari camminando sofferenti come il Medioevo. In realtà albergatori, ristoratori, tassisti, venditori di souvenir lamentano che la grande ondata di arrivi prevista dal Vaticano non c'è. Addirittura gli albergatori e i ristoratori lamentano, credo, non l'ho ritagliato quel pezzo, ma circa il 35% in meno di servizio che avevano rispetto all'anno precedente. Per cui che il Giubileo sia un fallimento lo sapevamo prima, non c'è bisogno che qualcuno vada a spogliarsi nudo in piazza San Pietro, perché il fallimento è dato dai numeri. Si sapeva, era chiaro a tutti e sarà ancora più chiaro dopo. Ci saranno sicuramente l'organizzazione della giornata con cui parteciperanno molte migliaia, decine di migliaia di persone, ma è un fallimento rispetto a quanto si prevedeva, ed è tutto un fallimento, perché ciò che doveva dare in cambio il Giubileo sia a Roma sia come ritorno al Vaticano e al cristianesimo, in realtà è fallito completamente. E il fallimento non è il fallimento di questo Giubileo, di questo Papa, di questa Chiesa, è il fallimento del cristianesimo se stesso, della capacità di costringere in ginocchio e all'obbedienza gli esseri umani. Gli esseri umani non sono più disponibili ad accettare l'obbedienza acritica, per cui non arriveranno milioni a Roma, arriveranno sicuramente, arriverà prima o dopo un po' di gente, non sto dicendo questo, però l'ondata che lui voleva propagandistica dei centinaia di milioni che arrivavano, di milioni e milioni che arrivavano, è solo nella sua fantasia malata, e ormai gli resta credo solo questo. Una roba del genere, credo che fosse anche Pio IX, adesso l'ho già detto anche a martedì scorso da Franco, ma credo Pio IX, siccome era protetto dai francesi, perché ormai l'Italia stava conquistando Roma, lui vedeva questi milioni e milioni di cristiani che andavano col petto a difendere il Vaticano e la cristianità, cioè era fuori di testa, insomma, tranquillamente. Beh, lanceranno qualche nuova crociata sicuramente. E questo, vedi, è uno dei motivi per cui sono un po' incazzato anche con poca di gente. Perché in effetti l'unico modo che hanno per ricompattare quei pochi che hanno, chiaramente, è quello di fare una guerra di religione, esatto. Cioè quello di scontrarsi con i musulmani. Ci sono già le avvisaglie da parte della CEI e dei matrimoni, sui matrimoni con i musulmani, eccetera. E sono delle cose pericolosissime, cioè nel senso che hanno calcolato che se fanno guerra cristiani e musulmani hanno finalmente il nemico e possono porre una cosa e l'altra, per cui viene meno la laicità delle persone perché devono schierarsi per paura dei musulmani. Io vi leggo soltanto una notiziola che volevo dare all'amico Ivano e Laura, a Ivano e Laura, che però, dunque vediamo un attimo, della Norvegia, dove il Parlamento norvegese ha detto sì che il muezzin aveva il diritto di proclamare il venerdì la sua preghiera, però anche gli atei dovevano avere un giorno in cui proclamare, urlare in piazza dalle torri che Dio non esiste, roba di sto genere. Sì, no, ma vedi, ma d'altronde io non penso che, cioè, che lo scontro sarà sì fisico, ma sarà, per me sarà congegnato e voluto, cioè nel senso che sarà pianificato, cioè nel senso che anche l'Israel avrà i suoi problemi, nel senso che difficilmente riuscirà a tenere tutta la massa unita, cioè nel senso perché, perché col discorso delle comunicazioni che esistono, gli islamici si troveranno sicuramente ad avere delle crisi interne. Il problema grosso è che
loro vorrebbero è quello di trasferire la guerra tipo musulmani cattolici che c'è in Indonesia, trasferirla in Italia, in Francia, in Spagna, proprio per riuscire ad avere il controllo delle persone. E questo è il vero grande pericolo, capisci? Ma dico, a mio avviso però questo scontro sarà, è sicuramente pianificato all'interno delle grandi religioni, cioè non è che esista una volontà diciamo di scontrarsi, esiste la necessità di mantenere il gregge sia da parte islamica sia da parte cristiana. Esatto. E allora, cioè, rendendosi conto che se loro facessero una guerra contro qualcuno che non è monoteista, esatto, non c'è qualcuno che andrebbe a schierarsi contro i monoteisti e fare una scelta diversa. Esatto. E allora, se lo scontro lo riduciamo fra il Dio dei cristiani e il Dio dei musulmani, qualcuno bene o male si schiererà per un unico Dio. Certo. E di conseguenza io presumo che all'interno di chi ha il potere, delle chi ha le gerarchie, detto fa, o ci rimettiamo tutti e due il gregge, o se no, facciamo scontrare il nostro gregge a nostro uso, lo rafforziamo, lo stringiamo, possiamo mettere i cani a guardia, poi scannano, se poi muoiono e vanno sicuramente in paradiso, o vanno di conseguenza, muoiono per la guerra santa, penso sicuramente vanno in paradiso e muoiono fenici, e rifacciamo la loro salvezza, perché è meglio che muoiono in guerra, combattendo per Dio, che vivano liberamente e vadano in inferno. Ma d'altronde, come ragionamento, così, li salviamo, dice chiaramente, perché scusa, se noi li lasciamo andare per la loro strada, pensare con la loro testa, li lasciamo in libertà, questi diventano dei peccatori. Questo è uno dei motivi più importanti, forse il più importante, di salvare la società laica, cioè il laicismo sociale, cioè la legge al di sopra di ogni religione e di ogni morale, è il motivo fondamentale per salvare il sistema sociale laico, perché il pericolo non è uno scherzo, il pericolo è enorme. Naturalmente noi contiamo sulla nascita dei paganesimi nei vari paesi, cioè contiamo sulla nascita di quelle variabili all'interno dei vari popoli che sono la stregoneria, che sono il desiderio di libertà di tutti i popoli, per cui la sottrazione dall'assoggettamento e il comprendere che prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è più importante che non essere parte di un gregge. Contiamo su quello, ma contiamo, noi contiamo sempre. Vabbè, cosa dici, Francesco? Sì. Prendiamo le telefonate, no, ricordo vuoi, che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Sì, se qualche ascoltatore ha qualche domanda da fare in specifico, allora, se vuole approfondire alcune tematiche legate alla trasmissione, questo noi siamo... è il punto. Io naturalmente ho accumulato una quantità enorme di rassegna stampa e quella quantità enorme di rassegna stampa non l'ho più fatta, però ricordo tutto. Pronto? 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 Claudio? Sì? Non mi mette in privato, un momentino. Vabbè. Va bene, allora io proseguo, appunto. Allora, appunto ricordo che chi vuole intervenire, e non in privato ma pubblicamente, perché noi evitiamo sempre il discorso privato, può chiamare al 049 700 700. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda ogni giorno, ogni giovedì, solo ogni giovedì, su Radio Gamma 5. Allora, proseguendo sul discorso che avevamo iniziato dei monoteismi, i monoteismi hanno sempre... Sono qua, allora l'amica mi aveva chiesto di essere me stesso, cioè magari ti ho sentito, non sta a preoccuparti, se qualcuno dice una roba o dice un'altra, ti fa sei te stesso e continua a fare quello che hai sempre fatto fino adesso, beh grazie, io continuerò comunque a fare quello che ho fatto fino adesso, ma... Vedrai che adesso sto leggendo il mobbing, dopo comincerò Gesù di Nazareth, il bastonatore di chi non si può difendere, non mi ha detto che debba sempre continuare. Pronto? Claudio? Sì? Sono Mario da Vicenza, ciao. Dimmi. Ciao. Ti ascolto da poco tempo. Volevo chiederti una cosa, no? Io sono un ateo convinto, mi definisco ateo, se vale il discorso definizione. Non è che le libertà che ognuno cerca voi le sostituite da un monoteismo cristiano, cattolico, come volete dire, a degli dei che sono interessanti, tradizionali, per carità, ma pur sempre sono una religione. È questo che mi chiedo. Sì, sì, è così. Cioè, ti rispondo subito. Sì, sì, perché sostituire, invece lasciare la libera scelta di uno che... non credi in Dio, insomma. Sì, ti rispondo immediatamente per radio. Sì, grazie. Ok, ciao. Grazie, ciao.
Ti rispondo subito. Allora, il punto è questo: il mondo non è materia, il mondo è vita, il mondo è coscienza, il mondo è consapevolezza e il mondo ci chiama. Ora, se io dicessi a qualcuno, questi sono 10 dei, ti chiami dal te in genocchio davanti a questi dei, vieni e mi sputi tranquillamente in muso. Ma se io ti dico che esiste un Dio dentro di te che tenta di crescere e che chiama gli dei attorno a noi affinché noi viviamo al meglio, ci sottraiamo dalla posizione in ginocchio e costruiamo il nostro futuro, al di là che tu incontri o non incontri il Dio che è dentro, al di là di quelle che sono o non sono le tue passioni, al di là di quelli che sono i tuoi desideri, e i tuoi desideri, le tue passioni, le tue tensioni sono desideri divini, passioni divini, tensioni divine, e queste deve coltivare per costruire il futuro, perché solo finché tu farai questo aiuterai me a costruire il mio futuro. Questa è una roba diversa da un'altra religione. Cioè, la religione si fonda sulla libertà, sulle scelte soggettive delle persone, non ha niente a che vedere con una religione che si fonda sulla verità. Una religione che si fonda sulla verità ti dice: rinuncia a una parte di te per prendere quello che ti do io. Una religione che si fonda sulla libertà ha bisogno di ogni percezione soggettiva delle persone, perché questo costruisce l'arricchimento. Non so che altro. Sì, no, ma infatti, ma la nostra offerta non è un'offerta di tipo commerciale, cioè nel senso come facevano i cristiani, che propongono una divinità, che propongono un'immagine, che vengono da uno santini. Cioè, noi non abbiamo questa necessità, noi abbiamo soltanto la volontà di dire: fa, noi percepiamo il mondo e il mondo appartiene a qualcosa. Il mondo ha una sua realtà, una sua volontà. Noi diciamo soltanto che bisogna togliere quello che il monoteismo ha costruito sopra e che impedisce di vedere il mondo. Io difatti uso qualche volta un'espressione quando delle persone danno una definizione, cioè: se esiste un muro che ti impedisce di vedere le cose, benissimo, io non vedo, non vengo a chiederti di guardare, demolisco il muro. Poi se tu non sei capace di vedere anche che è tirato via il muro, benissimo, è un problema tuo. Poi, ma la tua vita non cambia assolutamente che il muro ci sia o non ci sia. E poi vedi, Mario, è importantissimo questo: se noi comunque dobbiamo rispettare delle leggi sociali e delle regole che ci sono, cioè se io voglio continuare a fare quello che faccio adesso, devo mettermi insieme ad altre persone, devo accettare delle leggi, devo accettare delle disposizioni, devo organizzarmi in un certo modo, devo obbedire a tutta una serie di regole, perché obbedendo a quelle regole e organizzandomi in quel modo posso salvaguardare la mia individualità all'interno di una collettività. Se io non faccio questo, resta fermo là, cioè tutte le persone che hanno il mio stesso sentire, il mio stesso percepire, la mia stessa voglia di libertà rischiano di essere sempre da sole contro tutto il mondo. E i cattolici, i monoteisti hanno sempre usato da soli, cioè gli altri erano, cioè noi eravamo soli e loro erano in tanti, ci si sanno mettere, no? Sì, no, ma poi una cosa che forse noi ripetiamo e forse dovremmo ripetere di più, che la nostra non è, come dire, abbiamo scoperto in un armadio o in un archivio le divinità degli antichi romani o degli antichi greci. Noi non è che questo lavoro che noi facciamo. Noi l'abbiamo detto anche, ripetuto molte volte prima in questa trasmissione, che le divinità non sono solo quelle, quelle sono le divinità che alcuni di noi hanno incontrato e hanno scelto, però le divinità nascono anche adesso. Ricordatevi che il termine pagano non è mai esistita una ideologia, un pensiero, un'idea pagana. Il termine pagano era un'offesa che i cattolici facevano agli idioti dei paesi, tanto i dei paesi, sì, dei pagus, dei imbecilli. Siamo noi che rivendichiamo il termine pagano dandogli quel significato pregnante del divino che era anticamente e noi lo stiamo ricostruendo. Infatti, per essere pagani non c'è necessità di conoscere tutto il panto. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Volevo fare una domanda anche banale. Poco tempo fa, perché non pioveva, nelle chiese cristiane si pregava per la pioggia, no? Si sono ricordate di Giove Pluvio, No, ma mi viene da dire, perché dopo, quando è iniziato a piovere, tanta gente si lamentava perché si allagava dappertutto. Ti posso e dire allora, che funziona o non funziona questa preghiera? No. Ciao. No, si ricorda di Giove Pluvio. Ma posso soltanto dire a Marco, ricordare che c'è un fatto folcloristico all'equinozio di primavera in Lombardia in cui ci fu un'evocazione sciamanica della pioggia. Di conseguenza io potrei anche benissimo dirti, se non ci fosse stato questo rituale in Lombardia di evocazione sciamanica della pioggia, probabilmente non sarebbe piovuto. Senti, se vuoi io chiedo a Giove se mi fa il piacere di piovere, lui magari mi manda a quel paese, ma io glielo posso sempre chiedere. Cioè, voglio dire questo, voi potete anche scoprire gli dei. Pronto? Sì, Claudio, scusa ancora Mario. Dimmi.
Ascolta, io non capisco perché attribuite sempre una volontà divina al mondo, alle cose. Perché cioè, ce l'ha? Scusate le parole, ma in fondo noi siamo mangiare, bere, pisciare, cagare, scopare. Certo, e resta quello. Tu continui a fare quello. Se quello è quello che percepisci, quello sia quello che tu fai. Io vi rispetto come idee, per carità, sì. Però io percepisco così, insomma. Bene. La vedo così. Ecco, allora, ecco. Se tu percepisci le cose in questo modo, sì. Tu vivi le cose in questo modo, tu hai già un atteggiamento pagano. Cioè nessuno ti chiede di percepire cose che tu non percepisci. Sì, ma io non capisco perché andare in cerca di cera. Perché noi percepiamo tutto questo. Ma forse è un fatto folcloristico. Sì, se per te sicuramente è un fatto folcloristico, ne prendo atto. No. Ti ringrazio dello spazio. Grazie, finite. Sì, no, ma vedi, c'è un discorso da fare che noi non lo chiediamo. O soggettivo qualcuno. Sì, no, ma noi non chiediamo agli altri di aderire o di convertirsi o di riconoscere o di diventare. Cioè, nel senso che diciamo, a noi piace così. Di conseguenza, se a qualcuno piace in maniera diversa, a noi qua, si va benissimo. Qua dentro ci sono tre persone, tutto sommato, di cui due si dicono pagani e la terza siamo in sospeso. Tutte e tre persone hanno una percezione del mondo diversa, hanno un sentire diverso e prendono dal mondo tutta una serie di sensazioni, tutta una serie di intuizioni e qualcos'altro che però è inutile di cui ne parliamo. Ora, io non chiedo a nessuno di aderire a questa mia visione, cioè io non sono il profeta che dice tu arriverai a questo, ma questa è la mia, che mi costruisce l'idea, mi costruisce il pensiero, mi costruisce il concetto, e quel concetto, quell'idea io ributto nel mondo. Per cui io ho bisogno della percezione di Francesco, noi due non avremo mai la stessa visione degli dei, la stessa visione delle tensioni o la stessa visione delle cose che riteniamo importanti, però riteniamo importante costruire noi stessi, cioè la nostra vita è un atto di costruzione. E allora, visto che la direzione che andiamo è uguale, è la direzione che ci rende insieme, non la verità che percepiamo. Noi non percepiamo una verità uguale, ma andiamo nella stessa direzione. E questa è la diversità del paganesimo col monoteismo. Sì, ma infatti noi non abbiamo mai avuto uno scontro, ad esempio, fra noi, ad esempio, perché se qualcuno aveva una mitologia di riferimento diversa, se aveva una divinità di riferimento, se aveva anche un'epoca storica di riferimento diversa, cioè non sono queste le cose che per noi sono fondamentali. Cioè, nel senso, se una persona dicono la mia realtà è questa, la mia percezione è questa, noi va benissimo, basta che sia la sua percezione. Mi poteva dare il titolo di quel libro che stavo leggendo adesso riguardo al mobbing? No, quello l'ho scritto io, quando l'istituto lo stamperà al limite te lo procurerò, insomma. Ecco, no, comunque l'ho scritto io, se vuoi una copia posso... perché sto facendo, diciamo così, una ricerca riguardo al mondo del lavoro, no? Ho capito. E tutto quello che succede, siccome queste sono cose reali che succedono giornalmente in tutte le fabbriche, special modo poi qui in Veneto. Certo, ma è special modo qui in Veneto, esatto, sì, lo so. Sì. Dopo magari qualche imprenditore mi dirà no, non è vero, però. No, è verità, cioè, lo tocchiamo tutti i giorni e allora stiamo facendo una ricerca molto accurata e siccome facendo, insomma, quello che per quanto riguarda questo problema, comunque, va bene. Io comunque accento l'aspetto per uscire dal mobbing. Comunque non è che voglio entrare in quello che può essere una forma, diciamo, spirituale o meno di questa cosa, anche perché poi a me non interessa molto lo spirito. Io sono ateo dalla nascita. Ecco, niente, mi interessava sto libro e quando, non so, uscirà. Se l'istituto lo stamperà oppure te ne farò una copia io, al limite. Va bene. D'accordo, grazie. Ciao. Non è un gran libro, tutto sommato, viene fuori quelli che sono i nostri libretti piccolini, insomma, però per noi è importante la strategia di uscire fuori dalle cose, cioè la capacità dell'uomo di organizzare se stesso davanti a una situazione critica. Questo sì, noi sappiamo appunto perché sempre anche dai racconti mitici bisogna sempre affrontare le cose. Buongiorno. Guardate che io abito in via Tiepolo. Hanno fatto dei scavi. Sì. La zona di via Tiepolo è la zona dei cimiteri pagani. Allora io ho la mia casa che non va direttamente sulla strada, ma c'è un scalino davanti. Quando facevano gli scavi per mettere giù, non mi ricordo se scavi per la luce o qualche cosa, hanno trovato proprio davanti il mio scalino un sacro oro proprio conservato molto bene. Insomma, io non sono andata a vederlo al museo perché era un guardiano, non lo so, per me, perché finché c'era lì
questo guardiano pagano, in casa mia andava tutto meglio di quello dopo che hanno portato via. Ma io vi saluto, vi ascolto. Grazie. E quando esce quel libro, sarò ben contenta a comprarlo. Va bene. Lo sai chi sono? Sì, mamma Marusca. Insomma, in tutti i modi. Mi ricordo che a quei tempi era quel trovatello che anzi se lo chiamava Porcellino di Sant'Antonio, che era Loris. Mm. Se vi ricordate. Beh, insomma, no, non ce lo ricordiamo noi. No, insomma. E facevano lo scavo per questo grande condominio che c'è sotto, che c'è la Galleria di Ognissanti, no? Mm. Allora, sa, facevano, insomma, preparavano il terreno per fare questo condominio. Allora questo Loris di notte andava con la torcia, perché quando tagliavano un pezzo della terra si vedeva benissimo insomma, le macchie scure dove c'erano una volta, insomma, le bombe, no? E mi ricordo bene che lui aveva tanti di quei reperti, andava di notte in cerca. E tante volte mi aveva offerto, signora, perché era ben voluto da tutti questo trovatello, che poi era grande come un armadio. Ma allora ha detto tante volte, signora, le porterò, sa, le porterò. Io non volevo mica mai, non lo so, così. Sì che io non sono neanche superstiziosa. Ma in tutti i modi vi ascolto. Mi piace tanto, tanto quando si parla di storia, insomma, anche se sono piuttosto giovane allora. Sì, giovanissima, giovanissima. Grazie della bella trasmissione. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E quando esce il libro sarò ben contento. Va bene, comprarlo. D'accordo. Ecco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Sì, in effetti esiste questa storia di mamma Marusca e il suo guardiano davanti alla porta, che abbiamo già sentito e che sentiremo ancora, perché è un bel ricordo tutto sommato. Ma infatti, se ti ricordi, anche sulla conferenza ciclo della paura, sull'ultima sul vampiro, c'è stato anche il riferimento che ha fatto Silvano proprio parlando dei sacrifici architettonici, cioè in cui appunto venivano addirittura sacrificati anticamente degli animali, proprio perché la vita dell'animale adesso è una vita più lunga, l'abitazione che avrebbe avuto una vita più bassa. Cioè, difatti, queste sono alcune tematiche che noi abbiamo affrontato nel nostro ciclo della conferenza sul tema della paura. Cioè, ma il fatto stesso che c'era questo sacrificio architettonico implicava nelle persone che lo facevano la capacità di controllare l'energia. Basta un po' di attenzione e si ottengo 50 risultati migliori. Sì, vabbè, d'accordo, però in qualsiasi caso significava che invece di la posa della prima pietra, c'è sempre il prete che benedice, cioè chi costruiva aveva la capacità, la conoscenza, il riferimento, i valori e la tecnica per dire io posso, che sono il costruttore, nell'edificare un qualcosa di dargli una vita più lunga. Se adesso tu vedi tutte le manifestazioni pubbliche, c'è sempre il prete che deve benedire la prima pietra. Bene, e noi stiamo quasi per concludere, abbiamo solo pochi secondi. Facciamo i saluti, Francesco, e lasciamo la radio a chi verrà. Sì, non vediamo ancora nessuno. Non vediamo nessuno, in effetti, e questo è abbastanza grave, però insomma. Probabilmente stanno partecipando al pellegrinaggio per il giubileo della radio. Va bene. Allora, questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che su internet trovate tutto praticamente, tutte le informazioni che volete. Ecco Mario che è arrivato, grazie per averci ascoltato e a risentirci. Ciao a tutti. Giovedì prossimo.